Le letture di oggi sono percorse da un filo rosso in cui si intrecciano due tematiche: il tema della lebbra, dei lebbrosi, e il tema della impurità anche dal punto di vista rituale, di cui si parla nella prima lettura nel libro del Levitico. Allora, da un lato mi dispiace liquidare la questione spostando l'attenzione da un tema anche articolato, complesso dal punto di vista religioso, spirituale, che è proprio questo tema della purezza, impurità di cui si parla nell'Antico Testamento e con cui anche Gesù nel Vangelo, quando incontra il lebbroso che chiede di essere guarito, è chiamato a misurarsi. Però vorrei cogliere uno spunto, una suggestione, direi a latere, del tema di oggi, perché in fondo quest'idea del lebbroso che viene emarginato, stigmatizzato, potremmo dire, richiama proprio stereotipi, pregiudizi, stigmi con cui anche noi oggi ci dobbiamo misurare. Ognuno in qualche modo ha il suo lebbroso del cuore, cioè qualcuno il cui stigma ci dà un po' fastidio. Ecco, il ruolo di un educatore, il ruolo di un insegnante è proprio quello di aiutare le persone che gli sono affidate a liberarsi di questi pregiudizi che ingombrano inutilmente la mente e imparare a ragionare con mente critica, con spirito critico, in modo da essere scevri da questi pregiudizi ingombranti. Se ciascun educatore e ciascun insegnante lavorerà bene in questo senso e coinvolgerà il maggior numero di persone possibili, anche le persone che vengono stigmatizzate si troveranno ad essere sempre più accolte, sempre più incluse, sempre meno stigmatizzate, perché avremo educato i loro amici e i loro compagni a non stigmatizzarli. In questo modo, se mi è permesso usare un'immagine un po' ardita, l'educatore e l'insegnante avrà fatto quello che fa oggi Gesù nel Vangelo: avrà liberato il lebbroso dal suo stigma e lo avrà riconsegnato all'accoglienza e all'inclusione sociale.